È martedì 11 dicembre, sono davanti allo stabilimento di prodotti surgelati da forno a Modena, località San Donnino. Alle mie spalle lo stabilimento con il presidio dei sindacalisti e di alcuni lavoratori qui presenti per chiedere migliori condizioni lavorative e contrattuali. Il 27 novembre il sindacato autonomo SICOBAS organizza a Modena un picchetto davanti all'azienda Italpizza per chiedere il ricollocamento di 13 lavoratori iscritti al sindacato trasferiti presso altre sedi dell'azienda, spiega il SICOBAS. Un provvedimento che, secondo il sindacato, sarebbe stato preso in seguito all'adesione dei lavoratori al SICOBAS. Sull'avvertenza interviene anche la CGIL. In una nota spiega che negli anni l'azienda Italpizza ha appaltato tutta la produzione di pizze surgelate a circa 600 soci lavoratori delle cooperative Evologica e Cofamo. Il 5 dicembre il prefetto di Modena convoca le parti. I SICOBAS chiedono di applicare il contratto del settore alimentare invece che il multiservizi, oltre al reintegro dei lavoratori. I dirigenti delle cooperative spiegano che le ispezioni condotte dal Ministero dello Sviluppo Economico, dell'INPS e dell'Ispettorato del Lavoro si sono chiuse senza segnalazioni negative. La proposta del prefetto è quella di aggiornarsi in seguito, in attesa della documentazione sui controlli, congelando i trasferimenti di 13 lavoratori. Ma la proposta non sarebbe stata accettata dalle cooperative e il tavolo fra le parti a quel punto si interrompe. L'azienda Italpizza respinge le accuse e condanna il picchetto dei SICOBAS che ha portato al blocco degli automezzi e fa sapere che l'azienda si è sempre mossa all'interno della legalità e in perfetta conformità alla disciplina vigente dei contratti di appalto del lavoro. E le due cooperative che lavorano per Italpizza non sono affatto coop spurie. Dopo il primo incontro fallito, la tensione ai cancelli dell'azienda sale nuovamente la mattina del 10 dicembre. Ecco, le forze dell'ordine hanno appena lanciato dei gas lacrimogeni per disperdere il gruppo di lavoratori presenti qua davanti all'azienda. Il camion riesce a oltrepassare il presidio di lavoratori e si avvicina all'ingresso dell'azienda. Ecco, ora adesso, in questo momento, i lavoratori si stanno posizionando davanti al cancello in protesta e si apre il cancello dell'azienda per far entrare il camion diretto all'interno. I manifestanti si posizionano subito davanti al camion in uscita dall'azienda. Vari camion adesso stanno uscendo dall'azienda dopo che si è liberato l'ingresso lungo la strada qui all'incrocio tra Gerbella e via Vignolese. Se vuoi piccare me becchi, non siamo vandali, siamo piccare me becchi, siamo qua, non siamo vandali, siamo vergognatevi, vergognatevi che manghillate il lavoratore che stanno chiedendo il loro diritto, vergognatevi. Vergognatevi lì dove si trova il marcio! Vergogna! Qua una busta paga a 2,80 euro l'ora, 2,80 euro all'ora, una paga base di 680 euro lurda, e un cantiere non è un cantiere che deve andare. Ti ascoltano! La polizia si prepara a liberare l'ingresso dell'azienda e far uscire i camion all'interno.
Qual è la situazione dentro l'azienda e cosa chiedete? Allora, vogliamo solo i nostri diritti. Io non capisco bene la mia busta, allora ho deciso di prendere a scrivere questo sindacale. Appena che sono iscritto e appena che loro hanno saputo, mi sono chiamata subito all'ufficio e poi dopo mi ha lasciato a casa. E se chiedi perché io sono lasciata a casa, non riescono a dire in quale motivo. Solo il nostro diritto, basta, non vogliamo altro, solo il nostro diritto, perché non si può così lavorare doppio, lavorare notti, lavorare poi alla fine mese viene 1000 euro, meno di 1000 euro, facciamo cose 200 ore, non va bene così. Perché è difficile scioperare? Perché gli altri lavoratori non si uniscono in questo presidio picchetto? Allora, perché gli altri, praticamente alcuni di quelli lì dentro hanno anche paura di venire qua, di perdere il posto di lavoro, perché magari delle volte ci sono alcune famiglie che lavorano solo la moglie o lavora solo il marito, hanno un po' paura di perdere, perché minacciano, se tu cioè, ti scrivi sotto questo... Sì, certo che ti spostano, ti lasciano a casa e poi noi siamo stati i primi lasciati a casa e la gente, quando hanno visto che noi siamo stati a casa, si è tornati indietro, però all'inizio tutti volevano venire, tutti volevano scioperare perché nessuno lì è contento. Noi la busta la prendiamo il 15 e il 16 tutta la gente si lamenta, nessuno è contento di quello che prende, solo come ti ho detto che alcuni hanno paura, purtroppo non riescono a rischiare quel posto di lavoro, però va avanti così, no? Avanti così noi veniamo qua a chiedere i nostri diritti, ci vengono a rispondere solo con il gas, noi non andiamo, non, siamo qua fino alla fine, fine che prendiamo i nostri diritti, non chiedo altro io, e i miei diritti, mi fai il contratto come si deve, mi paghi come si deve, poi siamo già a posto, non è che non ho niente da fare e vengo qua a fare il casino io. Quali sono le cooperative che lavorano qua dentro? Sono due cooperative. Una si chiama Evologica, l'altra si chiama Cofamo. Io sono con Evologica. La manifestazione continua, cosa aspettate come risposte dalla prefettura, dall'incontro che c'è oggi? Allora, ieri, sai, dopo una giornata lunga e dura per noi lavoratrici e lavoratori che eravamo tutti i giorni qua sotto, prima sai, del cancello di Talpizza, siamo riuscite nel pomeriggio di avere un incontro oggi in prefettura. Noi speriamo che almeno non riusciamo di avere solo i nostri diritti, non vogliamo delle cose in più. Noi vogliamo un contratto, applicare un contratto alimentariste, vogliamo che le buste paghe vengano sempre adesso controllate, vogliamo che i turni di lavoro vengano organizzati e basta dei turni che sai, perché la gente sono stufa di fare i turni lunghi e fare da qui dopo i turni. Com'è la situazione dentro l'azienda? Ma dai, io parlo per me, sì. No, ma ho capito per tutte, perché sono già dentro da anni anche, però per me, io parlo per me, io ho contratto part time, faccio, nel Tiore faccio 6 ore al giorno, 30 ore settimanali, però ho anche bimbi piccoli, così va bene per me, però loro mi mandano il messaggio che devo fare anche sabato, lunedì, fine sabato, come orari che vogliono loro, allora va bene, perché per me quello è un po', così si guadagna di più, però alla fine mi paga lo stesso. E io voglio solo la mia diritto che fai tutto regolare. Posso chiedere? Qual è lo stipendio medio? 650 all'ora. E loro non lo so come... 650 pagano. Euro? No, allora, 6... 6 euro all'ora, scusa. Allora, la paga media oraria è di 6 euro all'ora.
sì, non lo so come altre, ma io sì così. Tramite cooperativa? Sì. Per te è difficile fare sciopero, manifestare, esporti davanti all'azienda in questo periodo? È difficilissimo, perché è capitato dei giorni che pioveva qui, che c'è il freddo, le gente arrivano qui alle 5 di mattina, sai tu come funziona allora. Martedì 11 dicembre, dopo 6 ore di trattative in prefettura fra i rappresentanti di Italpizza, Evologica, Cofamo e Sicobas, viene raggiunto un accordo. Allora, ci siamo oggi riuniti con i rappresentanti della Italpizza, delle due cooperative Cofamo ed Evologica, che hanno in appalto i servizi di preparazione e di confezionamento delle pizze. Ci siamo seduti insieme anche ai rappresentanti del sindacato Sicobas e alcuni lavoratori delle due cooperative. L'incontro di oggi dimostra che quando con buona volontà, con impegno a trovare delle soluzioni, queste soluzioni vengono trovate e infatti adesso vi dirò quali sono quelle individuate. Lasciatemi però dire che ho nel corso dell'incontro stigmatizzato gli episodi di violenza che sono consistiti nel blocco dello stabilimento e nella invasione della sede stradale, che hanno causato anche rallentamenti alla circolazione e quindi hanno influito sul diritto alla mobilità dei cittadini modenesi e non solo. Lo faccio in questa circostanza, come l'ho fatto e lo farò in ogni situazione che comporti una rottura dei comportamenti di normali dialettiche e di normali relazioni. Detto questo, io auspico che si riprenda a lavorare con serenità nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse dell'azienda, nell'interesse della comunità tutta modenese. Le soluzioni trovate sono il rientro nella sede dell'Italpizza qui a Modena di quei lavoratori che erano stati dislocati, non licenziati, ma dislocati in altre sedi gestite dalle due cooperative. Questo rientro nello stabilimento di Modena dell'Italpizza avverrà nei tempi tecnici minimi e comunque non oltre il 20 gennaio e verrà garantita la retribuzione. Poi ci sarà un esame delle singole posizioni sulle quali ci potranno essere osservazioni sotto il profilo sia retributivo e sia contributivo da parte dei datori di lavoro nei confronti dei lavoratori assistiti da un rappresentante del proprio sindacato. E poi c'è un impegno da parte dell'azienda a verificare le turnazioni e a verificare sostanzialmente l'organizzazione del lavoro con riferimento ai preavvisi, in maniera tale che tutto possa corrispondere alla conformità, alla regolarità e, alle disposizioni dei settori. Quindi possiamo dire che oggi spero che possiamo salutare questa intesa come il ripristino di corrette relazioni e di un momento rinnovato di serenità. Ci sono stati dei momenti di discussione molto accesi, abbiamo visto un po' andando e vieni per i corridoi. Beh, come avete visto, la riunione è durata molto, è cominciata questa mattina ed è terminata adesso. Quindi chiaramente le diverse posizioni si sono confrontate in maniera piuttosto assertiva, piuttosto convinta, ma l'importante è che la soluzione sia stata trovata. Quindi, signor Prefetto, visto che inizialmente dicevano che era impossibile modificare questi contratti, è stato accettato anche di modificarne alcuni per quanto riguarda appunto gli alimentaristi o questa parte che veniva richiesta? Al di là del tema di carattere generale dei contratti, si è fatto, io credo, di più. L'azienda ha garantito che si impegnerà a verificare le singole posizioni dei singoli lavoratori che dovessero essere lamentate come di scostamento rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di carattere contrattuale. Quindi di fatto da loro da oggi smettono di presidiare l'azienda, c'è stato anche questo accordo, cioè abbandonano il picchetto,
virgolette? Beh, questo ovviamente dovete chiederlo a loro, ma credo bene che questo avvenga, perché altrimenti non vedo perché avremmo dovuto ragionare insieme per un tempo così lungo cercando soluzioni così, come dire, avete visto anche molto dialetticamente articolate, però al tempo stesso soluzioni condivise. Una domanda, questo accordo riguarda solo i Sicobas o anche le altre sigle sindacali? Allora, l'impegno dell'azienda è ovviamente in via generale nei confronti dei lavoratori, a prescindere dalla sigla alla quale essi appartengano, perché ovviamente ciò che è dovuto ai lavoratori è dovuto a prescindere dal sindacato cui essi aderiscono, ma in quell'esame delle singole posizioni i lavoratori potranno farsi assistere dal sindacato che loro ritengano sia più vicino alle loro posizioni e a cui essi saranno iscritti. Tocca a tutti!